Sono Nicola Quadri, lavoro all'ospedale San Raffaele, mi occupo di comunicazione della scienza, che probabilmente sono un po' misteriosa come occupazione, ma si tratta fondamentalmente di lavorare per rendere la ricerca che viene fatta all'interno dell'ospedale, sia quella di base che clinica, comprensibile a pubblici diversi. Quindi organizziamo vari tipi di attività e fondamentalmente traduciamo contenuti. Questo è quello che facciamo. Io ho 29 anni. Sono di Bergamo, ma ho studiato a Padova prima fisica, sia triennale che specialistica, poi mi sono specializzato in comunicazione della scienza, che appunto è alla fine elaborazione di contenuti scientifici, quindi ho fatto un master alla Sissa di Trieste e poi ho iniziato a lavorare, insomma sono passato dal CERN a Ginevra, ho lavorato un po' per Mondadori in redazione di testi e poi sono arrivato qui fondamentalmente. Da piccolo in realtà volevo fare il regista, a partire più o meno da 12-14 anni fino ai 17 volevo fare il regista e quindi facevamo cortometraggi con gli amici a scuola e insomma cioè era un sogno abbastanza concreto e ero anche riuscito a convincere i miei genitori a spedirmi in una scuola di cinema, quindi e poi non so perché, non so cosa sia successo, ho picchiato la testa e in quinta liceo ho deciso che volevo studiare fisica e è stata una scelta difficile perché a me piaceva la fisica, però facendola mi sono reso conto che forse mi piaceva di più quello che stavo imparando e le idee che mi dava rispetto a fare effettivamente fisica. E quindi ho capito durante il percorso che quella non era, diciamo, non era la mia strada, era un pezzo della strada. Sicuramente è stato molto utile quello che ho studiato per quello che ho fatto dopo, anche se ora racconto magari cose e scrivo di cose che hanno a che fare con la biologia o appunto cose anche più vicine magari, quindi proteine, un po' di chimica, quindi sono cose vicine a quello che ho fatto e anche cose più distanti, però sicuramente mi ha dato degli strumenti che sono stati utili e ho capito che però non era, diciamo, quello che volevo fare e ho cambiato. Quindi, diciamo, in un certo senso rispetto ad altri percorsi il mio è stato sicuramente meno lineare, nel senso che ho voluto fare cose molto diverse tra loro e ho cambiato più volte durante il percorso, che credo che poi alla fine sia quello che forse fanno un po' tutti o comunque fanno in tanti e può anche essere un modo molto proficuo, insomma non è detto che uno deve sempre sapere esattamente dove vuole arrivare e muoversi linearmente in quella direzione, può anche essere un buon modo seguire i propri interessi che a volte, diciamo, si trasformano nel tempo. Io ho sempre fatto appunto quello che volevo fare in quel momento, non ho mai avuto forse andando più avanti mi sono riservato, diciamo, di usare un pochettino più di strategia, cioè di immaginare dove sarei stato, che possibilità ci sarebbero state, cioè di immaginarsi un po' più nel lavoro e capire che cosa può essere importante per lavorare. Però oggi credo che davvero, fino a sicuramente la laurea, la cosa più importante sia fare quello che ci interessa. Comunque quello che conta, secondo me, è costruirsi degli strumenti, che siano strumenti culturali e strumenti anche pratici, cioè diciamo di elaborazione della realtà che hai intorno, e poi dopo come li utilizzi, secondo me può essere molto diverso da quello per cui sono nati strettamente, per cui contaminare un po' è un buon modo di fare le cose, che significa anche in positivo, secondo me, non essere rigidi, non pensare che ci sono dei percorsi di studio che sono più, come dire, che sono migliori di altri perché ti danno un lavoro sicuro, e credo che questo sia un modo di ragionare che non funziona molto, nel senso la cosa importante è fare una cosa che ci piace, dove abbiamo davvero una marcia in più perché siamo noi che siamo fatti così. Quindi se io dovessi dare un consiglio a una persona giovane, gli direi cerca di capire che cosa ti piace e cerca di farlo e poi insomma, diciamo, le cose accadranno quando devono accadere, le decisioni le prenderai al momento giusto.